Il rapporto solido-solidissimo fra le due dipone all'interno della casa del Grande Fratello è andato a sfaldarsi giorno dopo giorno, inesorabilmente, nelle ultime settimane. Rosalind Cannavoe, hanno ricevuto la stoccata finale durante la puntata di ieri sera. Nella puntata di sera Rosalinda Cannavoe, grazie alle clip mandate in onda da Alfonso Signorini, ha potuto prendere atto della lingua biforcuta della sua BFF. Dayane ha infatti sparlato di lei nel corso di alcune chiacchierate con Sonia Lorenzini e Mario Ermito. Alfo ha provato a mettere pace tra le due donne, ma con nessun risultato. Durante la notte Rosalinda si è sfogata con Giulia Salemi e l'ha messa al corrente della sua decisione. Continua dopo le foto. Mi dispiace per lei, perché ha perso un'amica leale che avrebbe avuto anche fuori da qui. Adesso poi in tanti ce l'hanno con lei. Ci sono sempre stata e l'ho difesa. Adesso ho messo un punto e un punto definitivo. Perché io tarantelle non ne faccio. L'ho detto anche in confessionale. Dopo 3 mesi di baci e abbracci, cosa mi tocca vedere? Comunque io le sensazioni me le sento, mi sentivo che sarebbe successo qualcosa del genere. Hanno fatto passare il mio ragazzo per cornuto? Hai visto che mi sono alzata e sono diventata una iena? Come ha potuto comportarsi così lei? Mi sento come in un vortice, che schifo. Non ci posso credere che sia successo. Rosalinda ha deciso di chiudere con. Continua dopo le foto, se adesso che è uscita Sonia si riavvicinerà a me. Col CA asterisco asterisco. Lei ha perso davvero un'amica sincera che si sarebbe portata per tutta la vita. Ha detto che sono una stratega, che emano energia negativa. Questa donna ha detto cose terribili, che a un'amica non si dicono. Sono 4 giorni che ho gli attacchi d'ansia. In questi giorni la vedevo sempre che sparlava alle mie spalle. Sono stata un giocattolo usato e buttato nel gabinetto. Queste cose non si fanno. Pugnalata peggiore non me la poteva dare. Se mi reputava una persona così orrenda poteva dirmelo in questi 3 mesi. Dicembre 2020/.